Mussolini fu il primo uomo di Stato che intuì la fondamentale importanza dell'arma aerea e 20 anni or sono gettava le basi per la futura potenza dell'ala italiana. Ogni tappa è una pagina di gloria. L'allora maresciallo Agello conquista all'Italia il primato assoluto di velocità che doveva restare imbattuto per anni. Il nuovissimo e tutto italiano concetto di massa troverà in Balbo il suo realizzatore con le memorande crociere mediterranee ed oceaniche. Il giovanissimo Bruno Mussolini fa parte di 3 nostri equipaggi che si classificano ai primi posti nella gara internazionale Istres-Damasco-Parigi. Dopo le superbe prove dell'aviazione legionaria in Spagna, l'arma aerea italiana si batte e si copre di gloria su tutti i fronti di battaglia, dalle Alpi occidentali al lontano Kenya, dal fronte greco alle sabbie libiche, dalla sperrima battaglia di Tunisia alle durissime prove affrontate sul fronte russo. Poche cifre sintetizzano il gigantesco compito assolto dalla Regia Aeronautica nella guerra attuale, fino alla data del suo ventennale. Velivoli nemici sicuramente abbattuti o distrutti al suolo 2300. Velivoli nemici probabilmente abbattuti o distrutti al suolo 958. Navi da guerra affondate 65. Navi da guerra nemiche danneggiate 211. Navi mercantili nemiche affondate 136. Navi mercantili nemiche danneggiate 136. Il prezzo della gloria è il seguente: caduti 1696, feriti 1931. Medaglie d'oro 85, di cui 4 a viventi. Medaglie d'argento 3132. Medaglie di bronzo 4140. Croci di guerra 5509. Così al servizio della patria nacque 20 anni fa quest'arma nostra, che il nostro popolo ha imparato ad amare e che al servizio della patria ha per 20 anni operato in pace e in guerra. Al servizio della patria prosegue il suo cammino, fiera dell'opera compiuta, cosciente del suo dovere, sicura che lo spirito dei suoi morti e la sua fede la condurranno alla meta. Capo di Stato Maggiore Generale e dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, nonché dai Capi di Stato Maggiore delle altre forze armate, il Duce ha voluto con la sua presenza fra gli aviatori in un aeroporto di guerra conferire la maggiore solennità all'avvenimento che ricorda la creazione dell'arma da lui voluta. Il Duce si è poi portato di fronte alle aviorimesse ed ha rivolto una breve e fiera allocuzione agli equipaggi schierati in quadrato.